anche se il sipario su Sanremo 2019 si aprirà ufficialmente il prossimo 5 febbraio, quando il conduttore e direttore artistico del festival, Claudio Baglioni, inaugurerà sul palco del Teatro Ariston la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La macchina sanremese si è già messa in moto. E mentre i cantanti sono impegnati con le prime prove insieme all'orchestra, al Teatro del Casino sono stati svelati oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, i nomi dei conduttori che affiancheranno Baglioni e quelli dei primi ospiti. Accanto al dirottatore artistico, così come si è autoribattezzato, Claudio Baglioni, saliranno sul palco dell'Ariston in veste di conduttori del Festival di Sanremo 2019 anche Claudio Bisio e Virginia Raffaele, i cui nomi erano circolati in rete e sui giornali già negli scorsi giorni. Per la comica romana si tratta della seconda partecipazione al Festival come co-conduttrice, dopo l'esperienza del 2016 accanto a Carlo Conti, Gabriel Garco e Maddalena Ghena. La centralità della musica e delle parole, così il cantautore romano ha sintetizzato lo spirito del suo secondo Festival di Sanremo come direttore artistico. Lo ripeto ancora una volta, le canzoni sono un'arte povera, ma riescono a creare una memoria, un richiamo evocativo immediato. Sono come delle stelle fisse, delle pietre dure, dei profumi, ha subito aggiunto Baglioni. La stella polare è la canzone in quanto espressione diretta. La 69esima edizione del festival, ha spiegato il direttore artistico, non si discosterà molto dalla precedente. A livello di spirito l'anno scorso abbiamo riportato, ho riportato, il festival in quella sua centralità, cercando di costruire intorno alla gara uno spettacolo che fosse anche narrativo rispetto alle canzoni prodotte. Alcune conquiste si sono rivelate buone, la non eliminazione, alcuni riti cruenti e il fatto di poggiare su una considerazione: il Festival di Sanremo non è mai stato una trasmissione televisiva, ma un evento trasmesso e che diventa anche bandiera della televisione deve avere un carattere di eccezionalità e di sorpresa, perché si rivolge ad un pubblico desideroso di vedere cose nuove. Ci attacchiamo a questa idea della leggerezza, del divertimento e del corrersi incontro. Facciamo musica. Gli artisti hanno questo straordinario regalo dalla sorte: poter essere i trombettieri di qualche buona battaglia. Se quella dello scorso anno, la 68esima, è stata l'edizione dell'immaginazione al festival, come ha detto Baglioni rispolverando e riadattando un vecchio slogan politico, la 69esima sarà l'edizione dell'armonia. Il numero 69 ha richiamato l'idea della simmetricità, del sincronismo, ha osservato il cantautore, io cerco sempre significati per fare le mie scelte. L'anno scorso l'immaginazione, quest'anno l'armonia. Intesa come percorso per sposare elementi opposti, anche molto lontani, il 69 richiama anche moltissimo il simbolo dello yin e dello yang. Lo schema è quello dell'avvicinamento degli opposti, che non sempre si verifica. Significa anche la bellezza della diversità. Incalzato dalle domande dei giornalisti, Baglioni si è lasciato sfuggire anche un pistolotto politico, partendo proprio dal tema dell'armonia: il paese è terribilmente disarmonico, confuso, cieco nella direzione da prendere. Ci attacchiamo a questa idea della leggerezza, del divertimento e del corrersi incontro. Facciamo musica. Gli artisti hanno questo straordinario regalo dalla sorte: poter essere i trombettieri di qualche buona battaglia. Il festival deve essere un'occasione per cui l'ospite arriva e porta qualcosa e non prende solamente. Il festival è internazionale per se stesso e non ha bisogno di figurine. Anche per quanto riguarda gli ospiti, la 69esima edizione si manterrà coerente con le scelte fatte dal direttore artistico lo scorso anno. In breve ben accetti gli ospiti internazionali, ma solamente se non si presenteranno sul palco dell'Ariston a mero scopo promozionale. Al momento non ci sono ospiti internazionali, non italiani. La regola d'ingaggio è la stessa dello scorso anno: il festival deve essere un'occasione per cui l'ospite arriva e porta qualcosa e non prende solamente, ha specificato Baglioni. Io sono abbastanza perplesso quando vedo che all'interno di un meccanismo c'è qualcosa poi che sfugge, un francobollo, una presentazione a mero scopo promozionale, senza un'interazione con il cast, l'orchestra o il mondo della musica italiana. Sto aspettando ancora proposte, al momento non ce ne sono. Il festival è internazionale per se stesso e non ha bisogno di figurine. Ci saranno sicuramente, o meglio, sono già sulla rampa di lancio. Andrea Bocelli dovrebbe venire con suo figlio, Giorgia e Elisa. Avremo almeno due ospiti a serata. Confermata, inoltre, la presenza di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, già conduttori delle due prime serate dello scorso dicembre dedicate a Sanremo Giovani. Non mancheranno tributi ad artisti che hanno fatto la storia del...